In qualità di avvocati della famiglia La Barbera, quale idea vi siete fatta della strage di Casteldaccia? Una triste ulteriore conferma di come non funzioni l'apparato sicurezza e controllo. Va da sé che se cinque persone muoiono in questo modo così brutale, così proprio brutto, senza possibilità di fuga, evidentemente c'è qualcosa che non va, no? Perché se avessero fatto un intervento in sicurezza, è ovvio che non sarebbe morto nessuno. Quindi sappiamo che si tratta del solito approccio della committenza, poi si va in appalto, poi in subappalto, quello che è il cosiddetto vigilare sul rispetto delle norme parrebbe non essere stato, più che parrebbe certamente non c'è stato, perché altrimenti sarebbero qui a parlare con noi. Si parla comunque, avvocato, di iniziativa personale da parte dei lavoratori. Allora, io queste, diciamo, mi dispiace utilizzarle chiacchiere di corridoio, non credo, né tantomeno è la prima volta. Quando ci sono casi come questo, vengono dette tantissime cose, o volontariamente o non volontariamente. Certamente proprio gli avvocati sono gli ultimi che credono a queste chiacchiere, perché gli atti in questo momento sono segretati, noi sappiamo poco più di quello che sapete voi. Certamente questo tipo di ragionamento che viene fatto non può, anzi de deve eventualmente trovare una qualche conferma. Di certo, se questa è una valutazione di pura logica deduttiva, se questi signori fossero stati formati, non sarebbero scesi là sotto. Quindi, certamente, quando si va a fare una missione di questo tipo, si sa dove si va e si sa cosa si fa. C'è stato detto, ma uso il termine, c'è stato detto, anzi abbiamo sentito che non hanno trovato neanche a bordo del mezzo apparecchiature, e quindi di che stiamo parlando? Poi noi possiamo dire tutti siamo andati da soli perché volevamo andare, scendono tutte e cinque lì sotto. Io ritengo che per rispetto del dolore delle famiglie, meno si parla, meglio è. O comunque in ogni caso, quando si dice qualcosa, questo deve essere frutto di una attività di indagine già trasparente e Comprovato. comprovata. Così è troppo semplice e tristemente semplice dire e fare questa affermazione. Avete nominato un proprio consulente per l'autopsia di Giuseppe La Barbera? Sì, il dottore Mario Guarino. Il dottor Mario Guarino, che ha già partecipato, hanno già fatto l'autopsia almeno al povero Giuseppe La Barbera, e ovviamente da quelle che sono le prime informazioni è ovvio che sia morto per, chiamiamola, Asfissia. asfissia, avvelenamento, devo dire, senza nessuna possibilità di scampo.